questo punto la guerra non è ancora finita, ma i francesi hanno perso influenza nelle colonie. Ora i templari possono concentrarsi sugli assassini. Hanno ancora molti uomini a New York. Vediamo qual è il ruolo di Shell. Come procediamo riguardo ai precursori? Raccogliamo navi e scorte, ma è difficile senza una destinazione precisa. I miei ti aiuteranno. Ho abbastanza risorse per una ciurma, Chevalier. Hope ha scoperto come riprodurre l'esperimento del signor Franklin. Presto troverà il prossimo sito dei precursori. E credi di poterci riuscire? So osservare, Mentore. L'apparecchio è quasi pronto. Ottimo. Tienimi informato. Dobbiamo ancora scoprire dove si nasconde Hope. Ora comanda molti criminali di New York. Devo trovare il Gran Maestro. Le cose sono peggio del previsto. Gli assassini hanno trovato il modo di usare la scatola dei precursori. Stanno già preparando una spedizione. Dobbiamo cercare di fermarli. Hope controlla centinaia di uomini. E le autorità se ne infischiano. E se ci spacciassimo per loro? Commettiamo un crimine che li costringa ad arrestare quei briganti. Mi sembra un piano eccellente, Jack. Ci sto. Ma devo sapere dove sono gli assassini. Sbaglio o il capo ci chiede di causare dei guai? E noi divertiamoci, Shay. Prendili, Shay. Ci servono i loro abiti. Stanno seguendo! È vero! Muoviamoci! No! Sono troppo giovane! Svelti, idiota! O qui ci restiamo secchi! Non siamo una coppia davvero brutta. No? Io veramente sono stupendo. Qual è il bersaglio? La paga militare. Sbrighiamoci. Un reggimento sta arrivando al forte dove tengono il denaro. Ottimo. Immagino che avrai un piano. Nel forte ci sono prigionieri. Entra e issa i colori della banda. Fai questo e io li libero. Ma sono solo un branco di criminali che lavorano con gli assassini. Beh, dobbiamo mettere l'esercito contro di loro. Ricorda, issa la bandiera e io scateno l'inferno. Thank you.
Proteggete i soldi! Ora la pagherete! Teneteli lontani dai soldi! Addosso! Sono davvero troppi! Che diavolo è successo qui? I prigionieri sono liberi. Li hanno aiutati da fuori. Erano davvero troppi. Va bene, ma dobbiamo rimediare, intesi? È ora di sistemare quei criminali una volta per tutte. È andata, Jack. Un po' di fortuna e l'esercito sbaraglierà quei briganti. Io me la creo, la fortuna. Il tuo capo dov'è? Io non parlo. Mi ucciderà! Se non lo fai, ti uccide lui. È nella casa grande. Quella col giardino. Andiamo? Non sapevo aveste una lama celata. Credevi di essere l'unico? Beh, in realtà credevo di sì. Dove l'avete presa? È un dono della confraternita. Capisco. La missione è stata un successo. L'esercito farà la sua mossa a breve. Bene. Non abbiamo abbastanza risorse a New York per combattere questi criminali. Per un po' di fortuna ce ne sbarazzeremo una volta per tutte. Io me la creo la fortuna. Ora andiamo a dare il colpo di grazia. È il momento di stanare. Io vado dentro da solo per te. Abbiamo quello che ci serve. Ora, Chevalier mi sta aspettando. Hope. Buon viaggio. Era ora che arrivassi. Mi spiace che sia andata così scena. Eri un tipo affascinante.
Sei più resistente di quanto credessi. Ma cosa... È veleno. Il mio cuore. Io... devo muovermi. Bene. Il cuore non si ferma se mi muovo. Don't worry, boys. We got him. Hey, no, you don't. How long can you keep this up? We need to have lost any access to the flyway. Stop you, Locke, if you want to pass by me. I have a clear shot. I don't care anymore. Just bend it. Sei in ritardo. Di nuovo, Shay. Hope. Non volevo farlo. Ti ho addestrato io. Me l'aspettavo. Ma perché? Per dare più tempo a Liam. Presto, Chevalier andrà al sito dei precursori. Io lo fermerò. Lo troverai pronto. Peccato. Avevi un gran talento. Cormac, a cosa devo il piacere? Stavo per fare rifornimento quando ho saputo che l'abile capitano Cook era qui. Possiamo parlare? Al vostro servizio, amico mio. Sto cercando un uomo. Il capitano Louis-Joseph Gauthier, chevalier della Vérandrye. L'esploratore? Ho sentito molto parlare di lui e della sua famiglia. Io devo vederlo. Ah, ditegli che lo saluto. Oh, no. È salpato verso est da qualche giorno, fa rotta per Anticosti. Capisco. Io suggerirei cautela. No, ci sono già stato. Allora, vi auguro buona fortuna. Salperò per la baia di Conception, casomai dovesse servirvi altro supporto. Vi ringrazio. Gran maestro è compiaciuto, Shay. Quel che hai fatto a New York, ormai è solo questione di tempo prima che torni l'ordine. New York non è mai stata ordinata. Beh, certo, se non ci fosse Hope, però. Non deve essere stato facile per te, lo so, ma hai fatto il tuo dovere. Già, continuo a ripetermelo. Abbiamo quasi ripulito New York dagli assassini. E non è che quella strega non abbia provato a sbarazzarsi di te. Non avevi altra scelta. Ho scelto io di entrare a far parte dei Templari. E siamo lieti della tua scelta, Shay. Chissà, se non l'avessi fatto, magari saresti morto per mano del signor Kenway. Oh, tua?
Questo è lo spirito. Senti, Shay, uccidendo Hope, non solo hai salvato te stesso e mezza New York dal veleno degli assassini, ma hai capito che strada prendere. Bene, ora dobbiamo impedire a un gruppo di pazzi di distruggere un'altra città. Ordinaria amministrazione. Sì, ma faticosa, Geist. Sfruttiamo una via alternativa a ovest! Anticosti è molto famosa per i naufragi. Non si aspettano certo che qualcuno si avventuri in acque così pericolose. Sei un eroe. Mills meritava il cattivo. Questo posto sarebbe pieno di incrisi se... A questo punto uno si chiede quante altre... Era solo questione di tempo prima che qualcuno pagasse. Il capitano è furioso da quando il francese se ne andrà. Io non mi sono mai fidato. Questi documenti sono solo una cosa. Quel maledetto francese ha sempre... Meglio tornare alla Morrigan. Dobbiamo andare, Shay! Io non ho niente in contrario. Partiamo! In fretta! Sono troppi, signore! La marina inglese! Niente, non ci ho ancora fatto il cavolo. Gli uomini di Re Giorgio penseranno a quei pirati. Noi abbiamo altre battaglie da combattere.
proprio lì. Pronti, capitano. La fuga è stata molto più rischiosa del previsto. Ma abbiamo ciò per cui siamo venuti. Quindi sappiamo dove vanno le navi della vera Andrea? Non proprio. Ma abbiamo i mezzi per scoprirlo. Cook dovrà decifrare queste mappe. Facciamo rotta verso la costa di Newfoundland. Signor Cormac, non vi aspettavo tanto presto. Ho trovato i piani di La Vérendrye, ma quel demonio ha usato un codice. Non li decifro. Forse potreste farlo voi. Che strano. È un vecchio codice. Mi sembra di averlo già visto prima. Posso tracciare una mappa? Oh, potete accompagnarmi. Aiutatemi a trovare della Vérendrye. Faccenda urgente. Va bene, salperemo ancora insieme. Quindi hai dei precedenti col nostro amico della Vérendrye. Già, non mi è mai piaciuto. Non avrei mai dovuto fidarmi degli amici che avevano a che fare con lui. Santo cielo, che cosa avrà mai fatto per guadagnarsi così tanta ostilità? Io lo conosco solo in quanto membro di una famiglia di esploratori che scoprono un nuovo terreno. Avete sentito? Spari di cannone, nascosti dalla nebbia. Potrebbe essere della Vérendrye? Forse. Questa è una spedizione segreta. Cercheranno di non lasciare nessun testimone del viaggio. Nave in vista! Una flotta! Li abbiamo trovati! Speriamo di essere ancora in tempo. Abbiamo uno svantaggio davvero pesante. Stiamo recuperando. La Morrigan non ci deluderà. Come on!
potrebbe esserci utile per coglierli di sorpresa. Aprite i trevi! Muoversi! Serviti! Fuoco! Ma è la Gerfone! Irritante fino all'ultimo. E la Verandria è rimasto dietro per fermarsi. E di sicuro si è anche offerto volontario. Con me, eh? Ho allenato la mia. Stavolta non mancherò il verso. Allora, razza di Zotico, pensi ancora che i Templari abbiano ragione? Ne sono convinto. No! Oop, aveva ragione. Sapevo come distrarti. Grazie dell'aiuto, Capitano Cook. Di niente, Capitano Cormac. Direi che navigare con voi è sempre... interessante. Già, finiamo sempre nei guai, è vero. Ma ditemi la verità. Siete per caso membri di un'altra organizzazione?
Siete dell'ammiragliato. Voi prendete ordini direttamente da Sua Maestà il Re, non è così? In ogni caso, non potremmo dirlo. Ecco, prendete queste mappe. Della Verandrì non ne ha più bisogno. Vi contatteremo se ci saranno altri viaggi in vista. Vi ringrazio. Signor Kenway. Della Verandrì è morto. Ho le coordinate. So dove sono diretti gli assassini. Allora, sbrighiamoci. Achille e Liam avranno trovato il sito dei precursori. Il mondo è ancora in piedi. Se l'hanno trovato, la Terra comunque non ha tremato ancora. Molto gentile da parte loro. Penso ci sia tempo. Signor Ghist, state qui. Accompagno io, Shay. Signore, col dovuto rispetto, credete che sia saggio? Come Gran Maestro, devo indagare sui precursori fino in fondo e schiacciare la confraternita di Achille. Se gli assassini provocano un terremoto, almeno non ci andrà di mezzo tanta gente. In ogni caso, non voglio che i tuoi vecchi colleghi distruggano un sito dei precursori. Certo che sarebbe bellissimo se non facesse così freddo. Ma attenzione, in alcuni punti è molto sottile. Le ha portato proprio un bel equipaggio. Sa che non sopravviveranno tutti in queste condizioni. Che peccato. Ma siamo comunque di meno. Stiamo tranquilli, evitiamo gli scontri non necessari. Dubito che gli assassini ti riconosceranno. Su, forza, è il momento di entrare. Keep up with you. You have no business aloft! Down! Hey, get down now! You can't be here! Return to the ground at once! It will take more than that to lose me. Huh?
questa la mela? No, non toccare nulla. Shay aveva ragione. Lui che cosa sa? Più di me, a quanto pare. Bene, finalmente hai capito, Achille. Questa struttura serve per reggere il mondo, non è un'arma per controllarlo. Tutto questo disastro poteva essere evitato se soltanto mi avessi ascoltato. Irrispettoso fino in fondo. Sì, ci stiamo lavorando. Vero o no, hai tradito la confraternita, Achille e me. Disse colui che mi ha pugnalato alla schiena. Alla tenuta? È stato Chevalier. Io non sbaglio. Liam, no! È stata fortuna. Quante volte devo dirtelo, Liam? La fortuna non esiste. E come ci sei riuscito, bastardo? Hai distrutto gli assassini, tradito i tuoi amici, ti sei unito ai nostri nemici. E per cosa? Per salvare il mondo. Spero che ne valga la pena.
Perché no? Achille è debole ora. È un mentore senza seguaci. In che razza di mondo vogliamo vivere se non conosciamo la pietà? E poi ora ha compreso cosa sono i siti dei precursori. Senza di lui gli assassini continueranno le ricerche. Sì, hai ragione. Ricorda cosa è successo qui. Lo farò. Ma il mondo no. Adesso cosa succede? Ghist avrà il compito di guidare l'eliminazione di tutto quel che rimane degli assassini. Beh, Wix e gli altri lo assisteranno, ovvio. Achille ha perso tutto ormai. Non oserà lasciare la sua tenuta. Infatti. Shay, anche se la nostra ricerca dei siti dei precursori è alla fine, voglio la scatola. Devi trovarla per l'ordine e per me. Magari serviranno anni di ricerche. Potrebbe essere ovunque a quest'ora. Potrebbe volerci una vita. Vuoi accettare questa sfida? Bene. Incredibile! Shay aveva quel potenziale! Ho tutto quello che serve per completare la missione. Un ultimo sforzo. Devi caricare la storia di Shay. Ma non in Helix. Voglio che delle persone ben precise vedano ciò che abbiamo scoperto. Per ringraziarti di quello che hai fatto, ti farò avere l'accesso al livello 3 di sicurezza. D'ora in avanti potrai aprire tutte le porte. Molto tempo fa, gli assassini avevano un nobile scopo, cioè la pace. Ma col passare dei secoli quello scopo si è trasformato in uno più pericoloso. La libertà. Merda, che sta succedendo? Solo un contrattempo. Ok. Il tuo comunicatore non funziona al momento e deve essere buio pesto laggiù. Ma ti mostrerò io dove andare. Ti basta seguire le luci e non avrai problemi. Il comunicatore dovrebbe funzionare. La confraternita degli assassini esiste ancora e continua a seguire la stessa stupida causa. Io sono un cavaliere templare. Proteggo il mondo dagli assassini. Oggi mi hai aiutato a fare il mio dovere. Per favore, ripristina i server. Otzoberg, la stella del programma di addestramento Animus. Vediamo che sai fare. Hai superato ogni mia aspettativa. Usa quel terminale per caricare la storia di Shay nella rete degli assassini. Gli assassini di oggi sono deboli. È solo questione di tempo e io li catturerò e li ucciderò. Ma non mi basta che muoiano. In Portogallo è successo come ad Haiti. Un grosso terremoto. Migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto! Portatelo fuori di qui.
sappiano tutti quanto sono deboli e voglio che tutti li vedano soffrire, così quando mi incontreranno farò loro un favore uccidendoli. Shay aveva ragione. Lui che cosa sente? Più di me, a quanto pare. Il piano è in atto. Non avrei nient'altro da chiederti. Però la storia di Shay non è completa. Mi piacerebbe che continuassi fino alla fine. Sono davvero colpita, Zuccone. Ci hai dato una grossa mano. Eh sì, sono un templare anch'io. Lo sono da anni. Una volta che finirai la storia di Shay, la tua vita non sarà più la stessa. Ti conviene terminare tutte le attività che hai in sospeso prima di tornare nell'Animus? Il Palazzo Reale di Versailles. Dentro ci vivono Luigi XVI e Maria Antonietta. Quale decadenza! Buona fortuna! Ah, Shay! Mi sembri pronto a incontrare i reali. Magari ti verrà concessa un'udienza dal re Luigi in persona. Dubito che queste brache bastino per arrivare nelle stanze del re. Comunque, sono qui solo per affari, devo vedere una persona. Già, ho sentito che sarebbero arrivati dei mercanti. Forse verranno a vedere la mia dimostrazione scientifica. Dovrebbero davvero. Magari imparano qualcosa, anche se non scommetterei sulla loro presenza. Ora devo andare. Grazie ancora, signor Franco. Ora troviamo Charles e quella stupida scatola. Eccolo, Charles Dorian. C'est vraiment acharné sur ça. Ouais. Il faut croire. Allez, vous vite. Quando abbiamo preso le mele. Sono Arnaud. Elise. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? Signori, proteggerò questo manufatto a costo della vita. Arnaud? Dove sei finito? Tu! Sei tu il traditore! Sistemo solo vecchi affari.
Vecchi, Connor e i suoi assassini. La rivoluzione americana ha fermato voi templari. Allora forse faremo una rivoluzione anche noi. Difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo. Mai divulgare i nostri segreti né la vera natura della nostra opera. E farlo fino alla morte, a qualunque costo. Questo è il mio nuovo credo. Sono Shay Patrick Cormac, templare del rito coloniale, del rito americano. Sono più grande ora. Forse più saggio. Una guerra e una rivoluzione sono finite. Un'altra sta per iniziare. Che il padre della comprensione ci guidi. Per me è un vero piacere e privilegio accoglierti qui oggi. Merito tuo, bello mio, hai dimostrato di essere molto più di una scimmia da tastiera. I dati che hai recuperato dai ricordi di Shay Cormac ci sono serviti. La storia di Shay è un messaggio. Ci insegna che se minacciato, un assassino non vuole la libertà, ma l'ordine. E siamo noi a rappresentare il vero ordine. Ciò che hai appreso dalla tua esperienza nell'Animus è solo la superficie. Esistiamo da prima dell'inizio della storia. E siamo rinati da poco. Mascherati da Abstergo Industries. Entertainment. Hai superato la soglia. E ora i tuoi occhi sono aperti. Hai visto il mondo per quello che è veramente. Non si torna indietro. Abbiamo grandi piani per te. Il padre della comprensione ti ha portato a noi. E noi gli siamo grati. La prova della tua lealtà inizia ora. E ha inizio con una scelta. Unisciti a noi e un futuro radioso sarà tuo. Rifiuta e...